Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Il presidente cercava qualcosa di semplice, di pratico. Ci è venuto in mente il deficit. E abbiamo detto, mettiamolo in rapporto con il PIL. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, qual era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Nessun criterio scientifico. 10 anni dopo, quando a Maastricht bisognava trovare una regola per l'unione monetaria, Trichet, che all'epoca era il nostro capo del tesoro, disse: noi abbiamo un numero che ha funzionato benissimo in Francia, il 3%. Il 3%, per esempio, è una regola prescientifica. Pre-scientific. It's like the Trinity. Come la Trinità. Imporre il numero 3 non ha alcuna base scientifica. Qualunque persona intelligente rifiuterebbe una cosa del genere. Non ha alcun senso. Anche Prodi una volta disse che questa regola era stupida. Bentornati a Coffee Break. Di cosa parliamo quando parliamo di Europa? Per esempio parliamo del micidiale rapporto del 3%, come sentivate, tra deficit e PIL. E il signore che avete visto, che si chiama Guy Abeil, consigliere all'epoca del presidente Mitterrand, ha spiegato in maniera quasi disarmante come è nato questo famoso numero. Lo diciamo nella giornata in cui si celebra ufficialmente il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Difatti la premier britannica May ha firmato la lettera, no? La famosa lettera che notifica l'articolo 50 del trattato di Lisbona, lettera che oggi sarà consegnata dall'ambasciatore britannico al presidente del Consiglio Europeo Tusk per avviare quindi i negoziati di separazione della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Ci vorranno comunque almeno 2 anni perché tutto vada in porto. Buongiorno all'onorevole Elisa Simoni del Partito Democratico. Sabato si celebravano i 60 anni, no? Dei trattati di Roma, c'è stato questo slancio da parte dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, uno slancio unitario per rilanciare l'Europa. Poi però, no? Vediamo come nasce il 3%. Siamo incalzati dall'Unione Europea a proposito, anzi dalla Commissione Europea a proposito della correzione, no, sui nostri conti pubblici. E allora come si fa poi ad amare questo club europeo, no? A condividerne queste regole, regole stupide, disse appunto, lo ricordava la copertina, prescientifiche, l'allora presidente Prodi. No, assolutamente. Rischiamo che dal prescientifico passiamo al prepolitico e quindi non troviamo una soluzione. Come lei giustamente diceva, questo ci riguarda direttamente, no? Dobbiamo impostare la manovra, sono queste le questioni di questo caldi, giorno, quindi abbiamo da trovare risorse, ma abbiamo anche un gran bisogno di risorse per metterle e da qualche parte, insomma, per spingere un po' la crescita. E poi abbiamo la questione terremoto, infatti il governo sta cercando su quella questione di trattare con l'Europa. Io penso una cosa, dobbiamo guardare a un po' di mesi fa. Io penso che sulla questione regola stupida e messa in discussione di quella regola stupida, il fallimento più grande non è stato solo dell'Europa, ma voglio parlare per noi, è stato dei partiti riformisti del PSE in Europa. Cioè dei socialisti europei. Ma assolutamente sì, che non hanno, non si sono mossi assolutamente in maniera compatta, anzi si sono forse abbandonati reciprocamente. Io ricorderei come Hollande abbandonò Renzi e Renzi lo fece con la Grecia immediatamente dopo. Questo ha portato a un totale fallimento nel tentativo di cambiare le regole e anche nelle singole trattative dei singoli stati. Io penso che il governo italiano abbia una responsabilità maggiore, Matteo Renzi abbia una responsabilità maggiore, perché quel 40% che l'aveva portato a diventare il leader più importante del partito più importante alle famose elezioni europee, no? Doveva spingerlo a mettersi a testa di un movimento di riformisti che ridiscuteva con forza quelle questo regole. Questo fronte però oggi non è alle viste. No, soprattutto così. Questo fronte oggi è un fronte debole. Noi abbiamo avuto le elezioni, abbiamo gioito per le elezioni in Olanda, no? Perché sono andate meno peggio per quello
che noi riteniamo giusto. Rispetto alle derive populiste. Ma abbiamo, diciamo, ma abbiamo i laboristi che sono, sì, che sono è stato catatonico. Per cui, vede, il contesto in questo momento per fare quello che dovremmo fare è molto difficile. È molto più dire. Complicato. Molto quindi difficile. Abbiamo perso una grande opportunità e ora siamo nella condizione di spesso sottostare ai populismi e alle contingenze. Le faccio un esempio. In questa fase abbiamo una discussione tra la manovra, il governo e Matteo Renzi che dà alcune indicazioni. Anche in questo caso sono guai ad aumentare appunto, le tasse, anche in questo caso rischiamo di far scelte per la contingenza. Per una dinamica che può essere di consenso a breve elettorale diciamo così, e sarebbe un errore enorme non solo per l'Italia ma anche per il ruolo che l'Italia dovrebbe avere in Europa, essendo in Italia rimasto l'unico posto dove ancora non siamo messi benissimo, abbiamo il 25%, ma ancora diciamo un po' di riformismo e di centrosinistra al cuore battente, diciamo. Allora, devo dare pubblicità, ma chiedo un titolo a Diego Fusaro, che saluto, filosofo, buongiorno. Buongiorno. Facciamo, qual è il titolo del suo intervento rispetto a queste battute iniziali? L'altro giorno il premier Gentiloni, parlando nella sala degli Orazi e Curiazzi in Campidoglio a Roma, ha detto i prossimi 10 anni sono quelli cruciali, determinanti per capire se questa Europa ce la farà rilanciarsi o meno. Qualcuno dice che l'anno cruciale sarà questo 2017, tra poco si vota in Francia e a settembre in Germania, e lì capiremo se questa Europa ce la fa a tenere uniti i pezzi o se invece tramonterà definitivamente. Lei come la vede? Ma anzitutto, ancora prima di capire come andrà a finire l'Europa, chiediamoci che cos'è quest'Unione Europea, perché senza una definizione di partenza non si va da nessuna parte. Propongo a modo di ipotesi di lavoro questa definizione semplicissima. L'Unione Europea è una rivoluzione passiva gestita dall'elite dominante post 1989 con l'obiettivo triplice A di distruggere i diritti sociali e le conquiste sociali del movimento operaio e delle classi disagiate. B, secondo punto, con l'obiettivo di distruggere le sovranità nazionali come luoghi delle identità e della possibilità per la politica di disciplinare l'economia. C, l'obiettivo è quello di americanizzare il vecchio continente, cioè di imporre il modello globalista americano nel vecchio continente. Questa è l'Unione Europea, una rivoluzione passiva, lo dico con Gramsci, gestita dalla classe dominante a detrimento dei popoli e delle classi lavoratrici. Quindi che venga meno l'Unione Europea è del tutto auspicabile, di modo che risorgano le vecchie comunità nazionali democratiche centrate sul lavoro, sulla dignità dei popoli e su rapporti solidali fra le nazioni. L'esatto opposto dell'Unione Europea, dove la Germania ha dichiarato guerra alla Grecia e dove si danno asimmetrie sempre più massicce, sempre più allora, evidenti. Allora, riprendiamo da qui. Saluto il senatore Lucio Romano di Democrazia Solidale. E tra poco sarà con noi anche Gianfranco Pasquino, politologo che conoscete tutti. A tra poco. Intanto, durante la pubblicità sono arrivate notizie da Melendugno, dal Salento, una volta si diceva dal profondo sud. Come sapete sono in corso, c'è un cantiere per la TAP, il gasdotto che arriva dall'Azerbaigian. Ci sono state molte proteste ieri con scontri tra i manifestanti, no TAP e le forze dell'ordine, e questa mattina c'è stato un nuovo intervento delle forze dell'ordine che stanno portando via ad uno gli attivisti no TAP dall'ingresso del cantiere. Il contendere riguarda l'espianto di ulivi secolari, no? Per permettere poi il passaggio all'ultimo miglio di questo gasdotto. Queste sono immagini di ieri, anche oggi c'è molta tensione ed è annunciata una manifestazione, insomma, ma c'è un presidio permanente. Adesso poi ne parleremo. Voglio tornare da Fusaro a proposito delle sue parole nette sull'Europa, perché la domanda consueta in questo caso è: ma come fanno, come farebbero nello scenario futuro che le ipotizza i singoli stati a far fronte nel mondo così globalizzato, no? A paesi come la Cina, a paesi come l'America, cioè se l'Europa va disunita come fa se non fa massa critica? Glielo esporrò con un motto,
né globalismo né nazionalismo. Occorre una terza via che sia un rapporto comunitario fra stati nazionali, sovrani, democratici, solidali e fratelli. L'esatto opposto del nazionalismo imperialistico novecentesco, l'esatto opposto del globalismo che cancella gli stati nazionali in nome della dittatura bancaria oggi imperante. Questo diciamo occorre sì, a parole, realizzare. Nei fatti come lo realizziamo? Nei fatti usciamo da questa Unione Europea che è dittatura finanziaria a detrimento dei popoli e dei lavoratori e creiamo una comunità di stati nazionali fratelli e solidali, riprendendo il progetto, per citare grandi spiriti magni del passato, il progetto che fu di Kant, della pace perpetua, il progetto che fu di Edmund Husserl, l'Europa dei popoli e degli stati sovrani nazionali, dove si è europei nella misura in cui si è italiani, francesi e spagnoli e non si è europei, come oggi l'Unione Europea ci chiede, rinunciando alle nostre identità e ai nostri diritti per essere europei. L'Europa esiste storicamente come caleidoscopio, come galassia di pluralità, di culture, di lingue, di tradizioni. Se si vuole essere europei come io sono e come immagino tutti in fondo siamo, bisogna preservare questa pluralità, bisogna preservare le acquisizioni storiche, i diritti del lavoro, l'imprenditoria locale nazionale, bisogna tutelare gli interessi nazionali, quindi né globalismo né nazionalismo, interessi nazionali solidali. Questa è la sfida, bisogna uscire dal mainstream che ci propone nazionalismo o Unione Europea, né l'uno né l'altro. Contrapposte. Buongiorno professor Pasquino, non so se ha seguito la parte iniziale. Buongiorno. Della nostra discussione. Ho sentito tutto. Ecco, come si declina praticamente la tesi di Fusaro dal suo punto di vista? No, io non la declino praticamente, penso che sia una tesi sbagliata nel suo impianto. Ecco. Nessuno ha chiesto agli italiani di rinunciare alla loro identità, nessuno l'ha chiesto agli svedesi, nessuno l'ha chiesto ai tedeschi, che sono quelli che ovviamente ce l'hanno più forte. A un certo punto della storia, prendendo atto di quello che era successo, un certo numero di paesi hanno deciso di mettersi insieme, consapevolmente, deliberatamente, democraticamente, hanno creato una struttura che è sicuramente sovranazionale, che tende al federale, nella quale di volta in volta hanno stabilito alcuni principi per stare insieme, per mettere insieme altre cose e hanno prodotto quello che abbiamo. Naturalmente quello che abbiamo ha degli inconvenienti, come qualsiasi esperimento di natura quasi federale. Li hanno detto gli Stati Uniti, in generale gli Stati federali hanno dei problemi. Nessuno dice ai californiani di non essere californiani, però sono anche americani. E tutto questo naturalmente ha una serie di conseguenze che sono anche di stabilire alcune regole. Cioè la regola del 3% potrà essere più o meno stupida, ma è una regola, tutti sanno che c'è e la debbono in qualche modo osservare. Se non la vogliono osservare, la maggioranza degli inosservanti cerca di spiegare perché il 2% sarebbe meglio del 3%, perché il 4% sarebbe meglio del 3%. Però quando ci sono le regole vanno osservate. Allora, noi siamo abitualmente inosservanti, ma facciamo molto male. Sì, diciamo anche che queste regole non tutti le osservano. Poi le regole vanno rispettate nella misura in cui sono regole. La validità non corrisponde necessariamente alla giustezza di una regola. Anche il nazismo aveva le sue regole, ma chi le violava faceva bene a violarle, a mio modesto giudizio. Ma al di là di questa analogia storica... Il paragone storica, tra nazismo e Europa è un po' ridicolo. Era semplicemente per dire che le regole non sono necessariamente da rispettare in quanto regole. Vanno rispettate. Se ci sono, vanno rispettate, oppure si cerca di cambiarle. Se sono regole ingiuste, si cerca di cambiarle ed è esattamente legittimo. Mi permetto però di dire che sono stupide. Il teorema della cessione di sovranità è un teorema falso, perché andrebbe bene qualora i singoli popoli cedessero la loro sovranità per poi riprenderla su larga scala come forza più grande, ma dato che la cessione di sovranità è avvenuta puntualmente a beneficio non dei popoli e degli stati che la recuperavano a livello più ampio, ma a beneficio di enti privati e privatissimi come le banche, la banca centrale. Questo è un teorema che non ha nessun fondamento. Mi spiace dover interrompo un attimo questa querelle, perché voglio coinvolgere il senatore Lucio Romano per sapere dal suo punto di vista, dal punto di vista di democrazia solidale, qual è il suo pensiero sull'Europa? Perché adesso, al di là della contrapposizione tra Fusaro e Pasquino, ormai c'è la consapevolezza che le regole stabilite molti anni fa
devono essere cambiati, si parla di cambiare i trattati, ma insomma appare più difficile, si rilanciano slogan, no, verso l'Europa sociale, che vuol dire, che cos'è, come si realizza? Guardi, le dico anche per merito di chi ci ascolta in questo momento, parole semplici, parole chiare su questo tema. L'Europa è stata un grandissimo risultato. È stata una realtà che ha rappresentato uno sviluppo di pace, uno sviluppo di libertà, con delle criticità. Senza dubbio ci sono delle criticità e ci sono state delle criticità. Qual è il ruolo della politica a questo punto? Di riformulare anche dei criteri, delle regole che sono dettate esclusivamente dalla politica. Ma ritornare al passato è estremamente pericoloso e io condivido del tutto quanto è stato richiamato dal professore Pasquino, per un motivo molto semplice: voler ritornare al passato significa camminare contro la storia. Saremo tante piccole realtà, tante piccole nazioni che si ritroveranno a soccombere a fronte di un mondo che non solo è globalizzato, ma dove ci sono delle potenze economiche che devono essere, non dico contrastate, ma dialogate. Il dialogo con queste realtà contempla appunto un'assunzione di responsabilità, e nella solidarietà e nella socialità si caratterizza la storia dell'Europa. È tutto qui. Se volessi fare un esempio, lo possiamo fare in una maniera immediatamente semplice, cioè? Vale a dire, come se vogliamo buttare via aspetti critici dell'Europa, sia il bambino che l'acqua sporca. Noi dobbiamo evidentemente lasciare andare via l'acqua sporca, ma dobbiamo invece, in ragione anche di quel famoso manifesto di Ventotene, di quante si sono spese, si spenderanno per un'Europa che sia federata, una federazione di stati. Questo è il grande sogno, è una necessità, non è un'utopia, non è un sogno, è una necessità. Però per adesso oggi prevalgono gli egoismi. Ma d'altra parte, nazionali, si caratterizza sempre, che si accentuerebbero ancora di più nel momento in cui ne facciamo questi discorsi. Chiedo, c'è, come dice Fusaro, adesso mi impossesso di quello che ha detto Fusaro, lo dico a modo mio, c'è però una sudditanza della politica rispetto all'elite finanziaria? Ma appunto questo dicevo, una ripresa della politica in modo tale che possa essere da guida. Essere sudditi significa avere un momento di debolezza che richiede anche personalità forte. Credo che l'impegno di Gentiloni e gli altri sia un impegno estremamente significativo, perché si riprenda una tematica in cui lo vedremo adesso anche alla luce, lo diceva l'onorevole Simoni prima, alla luce di quella che sarà la manovra prossima ventura, perché se sarà soltanto di correzione dei conti per rispondere alle richieste del club europeo e non conterrà la crescita e altre misure, allora poi i dubbi aumenteranno. Io ritengo che non sia semplicemente l'ossequio di quello che sono le volontà dei club che possono essere a livello internazionale. Io credo che ci sia bisogno di rideclinarlo con la sensibilità che è propria di Padoan, di Gentiloni e degli altri. Bisogna vedere se l'Italia, le alleanze vanno fatte, diceva giustamente Simoni, se non si crea un fronte comune è difficile cambiare le regole. Questo è il momento, chiedo scusa se ci sovrapponiamo diventa difficile, volevo solamente completare questo discorso. Credo che il messaggio della politica oggi è quello di non disgregare tutto, è pericolosissimo questo discorso dove gli estremi, come diceva giustamente Andreotti, alla fine si incontrano, alla fine ci troveremo chi darà una dimensione ideologica e chi invece ne dà una dimensione squisitamente culturale, che in realtà poi alla fine che cosa contemplerà? Contemplerà che si andranno ad appoggiare i nazionalismi, i sovranismi, gli isolazionismi, che sono estremamente pericolosi di profilo culturale dell'assetto democratico. Che c'è, Fusaro? Ma dunque, mi sia consentito pensare altrimenti a proposito. Quel il punto del suo libro, il punto è questo, che non vi è alcuna metafisica dell'irreversibilità storica, nulla nella storia è irreversibile, non c'è un andamento lineare progressivo che non è sottoponibile a regressioni, tant'è che le regressioni si stanno verificando puntualmente grazie al quadro dell'Unione Europea. I diritti sociali che pensavamo fossero acquisiti, conquistati, stanno lentamente sparendo, quindi si sta esattamente regredendo nell'Unione Europea, non malgrado l'Unione Europea, le vorrei dire. Il problema. No, il problema lo significa toglie così, le faccio un esempio, no, le faccio una domanda. No, però vorrei finire, ma se lei non mi lascia parlare. Ma io la lascio parlare, dopodiché. Dopodiché mi porrà la domanda e le risponderò anche con piacere. Cerchiamo di comprendere, perché sì, per ma è facile, se uno nebuloso, se uno cioè, esce dagli schemi dell'ideologia sovranisti. Lei è un filosofo, quindi poi la ringrazio del titolo. Ma i filosofi della politica, vede, anche Aristotele era un filosofo, quindi però di politica credo ne capissero un po'. No, ma cercavo di capire, siccome sommato. Io non dovrei tradurre. Però se non mi lascia parlare non capisce, senza né lei né il pubblico da casa. Io infatti forse attendo in io vi lascio andare a Bigliacciotto tra un po', però. Perfetto, allora, fare il mio mestiere. Presa garbatamente la parola, dico che, vedete, ancora una volta si crea una contrapposizione fittizia fra nazionalismi e Europa. Ci sono posizioni
mediane, non è che necessariamente c'è la contrapposizione netta fra il sovranismo nazionalista e l'Unione Europea come ben godi. La posizione vera dovrebbe essere, a mio giudizio, quella di un equilibrio fra gli stati e i popoli centrato sul rispetto solidale di essi, popoli e stati, sulle acquisizioni sociali fondamentali come i diritti del lavoro. Ma per esempio, facciamo un esempio. Questo è il punto. L'Europa non lo sta tutelando. Di compressione dei diritti sociali, no? Allora, facciamo un esempio su una cosa pratica, no? Dumping sociale, per esempio, no? Come andiamo a calmierare la questione dei redditi per far sì che la concorrenza sia nel suo scenario? Sì. Faccio per capire, perché poi faccio un po' di esempi contrarissimi. La vecchia parola protezionismo, che gode di pessima stampa oggi, è l'unico modo per tutelare i diritti e i lavoratori. Bisogna capire da che parte si vuole stare. Il problema è che oggi le sinistre stanno con l'Unione Europea e hanno completamente obliato la questione sociale, economica, dei diritti sociali. È una scelta, benissimo. No, lei sta con queste politiche, io preferisco stare con Gramsci e Marx, sarò antiquato, contro tempo massimo. Ma il protezionismo come lo intende Trump? Faccio capire, per esempio. No, per capire, cioè quale? Facciamo degli esempi concreti così capiamo. Secondo lei è ragionevole che nella regione Sicilia o nelle Puglie si debbano buttare via i prodotti locali per fare spazio ai prodotti che arrivano dalla Spagna o dal Marocco, perché ce lo chiede l'Europa? A mio giudizio è del tutto insensato questo ordine in cui ci troviamo, che è l'ordine delle merci che dominano sovrane. Una politica che fosse all'altezza del suo compito andrebbe a disciplinare l'economia. So bene che nell'odierno quadro ideologico chiunque voglia limitare l'economia di mercato assoluta verrà silenziato come fascista, comunista, rossobruno, ma è questa l'unica soluzione, e non lo dico io, è in re. E nella logica delle cose, allora, la politica deve bisogno di Pasquino su questo, sovrana. Bisogno del professor Pasquino, voglio sapere lui come la pensa. C'è stato un esempio concreto adesso che ha fatto uno Fusaro, per esempio, uno. Ma questo può succedere se c'è la libera competizione, come c'è stabilita anche qui secondo determinate regole, attraverso il fatto che possono circolare liberamente capitali, merci, idee, persone e così via. Si tratta semplicemente di ritornare, diventare competitivi in alcune aree. Per quello che riguarda i diritti, la Corte Europea di Giustizia è probabilmente lo strumento di maggiore importanza in assoluto nel mondo a difesa dei diritti delle persone, dei cittadini, tant'è vero che consente addirittura il ricorso a se stessa da parte dei cittadini dello Stato senza di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, senza neanche passare attraverso i tribunali nazionali, che potrebbero naturalmente avere dei pregiudizi. Cioè, l'Europa è uno spazio di straordinaria libertà dei cittadini, di riconoscimento, di protezione, di promozione dei diritti, tant'è vero che tale viene considerata nel resto del mondo. Ricordo per esempio che in Europa è stata abolita la pena di morte, che invece vige un po' dappertutto nel resto del mondo, e che uno dei cardini dell'Europa è proprio questo, cioè di essersi messi insieme per favorire i diritti dei cittadini. E infatti l'Europa giustamente fa notare che ci sono alcuni contesti dove questi diritti dovrebbero essere meglio promossi e meglio tutelati. I paesi europei sono tutti democrazie secondo i criteri esigenti, sì, e accettano e accetteranno soltanto altre democrazie. È difficile discutere su se si negano, come dire, i principi fondamentali sui quali la Costituzione è avvenuta e continua a funzionare. I popoli sono rappresentati attraverso i loro cittadini sia nel Parlamento europeo, e sono rappresentati anche nel Consiglio europeo, perché lì ci stanno i capi di governo, che sono necessariamente coloro che hanno vinto le elezioni, che dunque hanno una maggioranza nel loro paese, ci rimangono fino a quando hanno la maggioranza e poi devono ovviamente comporre gli interessi nazionali con gli interessi europei. Questo secondo me è quello che è stato fatto. Certo, poi ci sono anche delle difficoltà, su di queste si può discutere, ma solo una volta che è chiara la base sulla quale si discute. Voglio portarvi un attimo, prima lo accennavamo, a Melendugno, no? Per ripercorrere quello che è successo ieri e anche le voci, sentire le voci di chi manifestava contro questo gasdotto. Sentiamo il servizio di linea Bruno. Fermatevi voi, fermatevi voi!
C'erano persone inermi, sedute a terra, purtroppo la polizia è andata avanti sui sindaci, è andata avanti sui consiglieri regionali, ci ha spintonato fino anche a farci del male. E quindi questo non è giusto. Lo Stato non può permettere ai rappresentanti del popolo di essere aggrediti dalle forze dell'ordine. Le botte, le grida, gli ulivi portati via dai camion segnano l'epilogo di una battaglia condotta per mesi contro la realizzazione di un gasdotto che dall'Azerbaigian attraverserà Grecia, Albania, Mar Adriatico per portare il gas naturale in Italia. Il progresso contro il volere degli agricoltori di Lecce, gli ambientalisti e i comitati NOTAP. La cosa più allucinante è che oggi ci hanno caricato. Noi eravamo in prima fila insieme ai sindaci, io ho diverse contusioni, anche dietro la schiena, con gli scudi. Cercavamo di mantenerli calmi proprio per tutelare i cittadini che erano tutti quanti presenti. È una persona anziana, di 65 anni. I contadini seduti a terra non hanno fermato le cariche della polizia. L'espianto di oltre 200 ulivi non ha fermato la multinazionale con sede in Svizzera che guadagnerà più di tutti, almeno per adesso, da questo progetto. Si scaverà sotto le dune per costruire una galleria di 3 metri di diametro per 1,5 km. Dalla pineta alla spiaggia fino al mare c'è il via libera del Ministero dell'Ambiente, il nulla osta delle analisi scientifiche. Noi siamo cittadini italiani, però piano piano ci fanno... Stiamo immaginando che saremo solo dei cittadini salentini, perché essere italiani in questo momento, con quello che abbiamo visto oggi, ci rende schifosi di noi stessi. Il governo, commenta Michele Emiliano, governatore della Puglia, non ha voluto ascoltare le popolazioni residenti, che devono ricevere grandi opere pubbliche ad alto impatto ambientale. Ma non c'è solo questo. Secondo Emiliano, l'approdo del TAP doveva essere più a nord. Per riconnettersi ai gasdotti nazionali della SNAM, occorrerà costruire 55 chilometri di snodi terrestri e sarà a carico della tariffa gas dei cittadini italiani. Allora, torno dall'onorevole Simoni, perché le proteste che abbiamo visto per esempio in Salento, no, contro la TAP, in qualche modo rientrano forse, non voglio dire che si saldino, ma insomma rientrano in uno scenario che fa riferimento alle proteste contro l'elite che venivano richiamate, soprattutto di persone che dicono queste decisioni non possono essere calate dall'alto, le comunità devono essere interpellate, sentite, bisogna decidere insieme, una sorta di democrazia dal basso, la vogliamo definire così? Sì, bisogna decidere insieme e poi bisogna decidere. Questa è un'opera che parte dal Caucaso, arriva qua e si impianta, come è successo altre volte. Gli attivisti sono gli stessi della TAV e di altre questioni. Poi c'è una dinamica differente, che è la competenza e quel decidere insieme tra Stato e regioni o enti locali. Noi sappiamo che il referendum è, come dire, è fallito e quindi quell'aspetto di conflitto, anche di competenze, rimane presente e quindi si mostra anche la necessità di come andare a decidere insieme. Emiliano mi pare che dica che non è stato spostare di una trentina di chilometri. Guardi, il percorso non si sarebbe messo a rischio una spiaggia tra le più belle d'Italia. Io non sono in grado di dire se Emiliano ha ragione o meno, anche perché, come dire, chi ha osservato quale doveva essere il percorso fino a prova contraria spero lo abbia fatto considerando tutti gli aspetti, quindi dire che Emiliano ha ragione sarebbe di per sé come dire, un po' superficiale. Quello che è certo è che i passaggi, il ricorso che veniva fatto al Consiglio di Stato e altri sono sostanzialmente hanno dato ragione alle decisioni fino ad oggi prese, mi pare che ora ci sia l'aspetto della Corte, la protesta in questo momento sono quelle piante importanti che vengono però espiantate e saranno ripiantate. Perché sì. Diciamo di cosa si sta parlando, io lo ritengo profondamente una questione di importanza per l'ambiente, vengono le tolte e rimesse. Vorrei dire che questa opera pubblica fa sì che si diminuisce il consumo di carbone, quindi se noi la guardiamo dal punto di vista ambientale, noi capiamo che i vantaggi probabilmente sono superiori agli svantaggi per i cittadini di questo paese, indifferentemente che uno viva lì o da altra parte, perché spesso ora la dinamica è vabbè, qui no. Non nel mio cortile. Un po' più là può andare, qui no. Ora, se il tracciato fosse stato, come diceva Emiliano, un po' più su,
C'è una questione politica, me lo faccia dire. Ma anche Emiliano dice che è una questione politica. No, no, non è una questione legata c'è una questione Rivi, politica perché è interessante. In queste ore lei ha detto una cosa giusta, no? La democrazia dal basso. Sta nascendo, ho visto questo movimento di De Magistris, no? Che su questo... De Magistris, sì. Esattamente, proprio su queste questioni, no? La protezione, sì. Il non fare alcune cose, il movimento... Sta creando liste da presentare alle elezioni ovunque. Mi viene il sospetto alcune volte che, come dire, ci sia una strumentalità... in quello che è una provesta tra l'altro civile e probabilmente anche sensata per quelli che la fanno da dice, parte della politica insomma politiche. Un tempo l'amministratore si chiedeva che cosa doveva essere fatto citando Berlinguer quando non si sapeva cosa fare si faceva cosa si doveva fare sì. Ora la sensazione mia è che si sia ribaltata quando non si sa cosa fare si fa quello che porta maggiore consenso e non quello che doveva fare. Devo chiedere una cosa al senatore Romano a proposito di questa vicenda, no? Non è semplice poi districarsi. È molto preoccupante quando si traduce tutto in termini di questione politica. Che cosa si intenda per questione politica? Nel senso nobile dell'espressione, va a dire di trovare una sintonia a livello centrale, a livello periferico regionale? O intendiamo invece una questione politica come un'autoreferenzialità per altri motivi di ordine elettorale o di una competizione all'interno del Partito Democratico per il prossimo futuro segretario del Partito Democratico, perché la seconda sarebbe estremamente preoccupante. Ricordiamo che Emiliano è uno dei candidati alla segreteria. E potrei anche pensare che questa presenza abbastanza forte di un candidato su questo tema facendosene carico potrebbe essere anche un po' velata di una sorta di utilitarismo in ragione di una prossima campagna. Sì, ma De Magistris non concorre alla segreteria. Ma non mi riferisco. Magistris è intervenuto, diciamo, dall'esterno. Posso dire, non mi riferisco a De Magistris. No, per dire che è un po' più... Allora, anche questa dimensione politica, una sorta anche di strumentalizzazione di quelle che possono essere delle giuste esigenze. Però se la buttiamo sempre in politica, questo paese non fa mai un passo avanti. Questo è il problema. Proprio per questo motivo io deprecco questa sorta di, come dire, di interpretazione politica della vicenda in quanto tale. Perché allora mi dovrei chiedere, ma quando è stato deciso, tutte le istituzioni a livello regionale dove erano? Tutti i vari comitati, quando sapevano appunto che si sarebbe creato questo oleodotto, questo gasdotto, dove erano? Diciamo adesso praticamente perché vediamo anche evidente, lo scontro, evidente, uno se scontro, ne parlava è da uno tempo in Puglia, c'era già... Sì, sì. Ma non c'è, è evidente che la dimensione anche ambientale è estremamente importante, però tutto deve rientrare. Aspettate, fatemi dire, volevo solo completare questo, che la dimensione ambientale è importantissima, ma deve essere iscritta nella sua tutela, anche per quanto riguarda la tutela dello stesso ambiente, passando dalla decarbonizzazione all'uso anche di gas naturale. Una cosa brevissima, siccome ho amministrato comuni, province per 13 anni, non è che non accadesse prima, tutte le volte abbiamo dovuto fare un'opera pulita e importante, avevamo dei movimenti, probabilmente se ne parlava meno a livello televisivo, succedeva sempre, l'amministratore si poneva al tema e cercava di fare quell'operazione che facevano insieme anche i partiti di socializzazione della scelta e della calmierazione del dissenso. In questo momento sto semplicemente dicendo che la politica e l'amministratore locale fanno l'operazione contraria spesso per dinamiche che sono di consenso. Di consenso contingente. Gli amministratori prima spesso facevano opere pubbliche che riscuotevano il successo e quindi il consenso. A fine mandato, ma dice, quando andava molto bene, dopo, ma quando andava bene. Occorre avere chiara contezza del fatto che oggi la democrazia, se ancora esiste, esiste in queste piccole comunità resistenti che lottano in nome dei loro diritti e della loro terra. Abbiamo il popolo delle Puglie che sta eroicamente protestando, c'è il popolo del Piemonte che protesta contro la TAVI, in Sicilia protestano contro il MUOS. Una cosa? No, non la interrompo, le do la parola. Ma se c'è un interesse nazionale, no? Galletti oggi ministerialmente dice ci sono state anche c'è stata una commissione terza, diciamo, che ha valutato l'impatto e tutto. Cioè, se c'è un interesse nazionale e le comunità possono sempre insorgere, no, glielo chiedo. No, ma per questo capire. Caso non è un cioè, interesse nazionale. L'interesse nazionale non può mai essere un interesse contro il popolo o i popoli della nazione, se no non è un interesse nazionale. Rischia di non fare più nulla. No, assolutamente. Io prescindo dal caso della TAP. Si può comporre, non si può in ogni caso prescindere dal fatto che oggi vi sono comunità democratiche che resistono e che puntualmente vengono represse, talvolta in casi estremi, a suon di manganellate. Ora, appurato il fatto che il Partito Democratico
ha abbandonato Gramsci, perché se Gramsci fosse qui con noi oggi sarebbe in piazza a manifestare con il popolo delle Puglie o del Piemonte, non a difendere. Non dovete lasciare stare voi che l'avete ucciso, che l'avete ucciso 10 volte. Facciamo concludere Fusaro. Nella tomba, grazie a voi che l'avete ucciso una seconda volta dopo il fascismo. Abbiamo un po' di rispetto. Voi dovreste averlo per Gramsci. Dell'intelligenza dei cittadini. Ma lei ha rispetto dell'intelligenza di chi ha capito che cos'è realmente il Partito Democratico? Il partito dell'elite finanziaria, per calmierare il dissenso, come ha detto lei. Gramsci non voleva calmierare il dissenso, voleva che il dissenso diventasse spirito di scissione rivoluzionario, non voleva calmierare il dissenso a favore dell'elite, mi scusi tanto. Dipende se a favore dell'elite che lei difende, se il vostro partito difende. Se il tema è usare meno carbone e portare un beneficio per i cittadini italiani. Usa violenza nei miei riguardi. Uso violenza nei suoi riguardi. E restituisco garbatamente la parola a chi me l'ha tolta. Questo è il punto fondamentale. Oggi la democrazia esiste come luogo di resistenza dei popoli e delle comunità e viene repressa dalle élite dominanti in tutti i modi. Quello che si diceva, il lavoro che viene represso, i diritti che spariscono. Due casi soltanto, lasciatemi portare a giovamento di quello che sto dicendo, a proposito dell'Europa anche. Si chiamano Laval e Viking, aziende che in Svezia, ma si possono fare casi italiani anche, hanno violato i diritti del lavoro e che la Commissione della Giustizia Europea, la Corte di Giustizia Europea, ha dato ragione alle aziende contro il lavoro. Quindi di quali diritti della democrazia del popolo stiamo parlando? Pasquino, questa è l'Unione Europea. Siamo quasi in conclusione, anche perché dopo avremo un faccia a faccia con Roberto Figo del Movimento 5 Stelle. Allora, ecco, come si fa a trovare un punto di equilibrio tra le istanze e le esigenze di comunità come questa e invece l'interesse nazionale? Come si fa, Pasquino? Guardi, Pancani, anzitutto non parlerei di interesse nazionale, ma parlerei di interesse collettivo. Collettivo. Che talvolta riguarda collettività relativamente piccole, qualche volta collettività più grandi, come per esempio quella italiana, finché ci saranno i confini nazionali, e poi riguarda naturalmente l'Europa, nella misura in cui stiamo in Europa. Sì. In secondo luogo, direi che non possiamo decidere adesso noi qui come vanno le cose lì in Puglia, perché non conosciamo il processo decisionale che è avvenuto e quindi non sappiamo se il governatore ha fatto e ha detto quel che doveva tempo fa e naturalmente che tipo di consultazione c'è stato. Aggiungerei naturalmente che Gramsci sapeva benissimo cos'era un interesse nazionale e avrebbe cercato di ricomporre gli interessi sia di quella zona con il resto del paese, e che Gramsci e Marx erano due internazionalisti. Concluderò dicendo che Kant era certamente a favore del federalismo, voleva che fosse un federalismo tra repubbliche democratiche che avrebbe garantito la pace, perché questo era l'obiettivo, la pace eterna. E in effetti l'Europa, lo spazio europeo, questi 27-28 stati che si sono messi in piedi almeno possono rivendicare di avere garantito la pace per 70 anni e possono anche promettere credibilmente che la garantiranno nel prossimo futuro. Se poi si guardano le cifre si scoprirà anche che l'Europa è un luogo di prosperità, perché nonostante tutto, nonostante una crisi esogena che ci viene dagli Stati Uniti, l'Europa continua a essere un continente prospero. Certo deve ridurre le diseguaglianze al suo interno, ma solo crescendo. Dice Fusaro, i greci forse non la pensano così. Della crescita. I greci non prosperano e non siamo affatto in una condizione di pace. Mi spiace dover smentire, ma la Germania ha dichiarato guerra alla Grecia con la Troica e con lo spread. Purtroppo è il passato che la guerra della Germania alla Grecia è un'invenzione filosofica. Allora, no, un tweet del senatore che devo chiudere. Allora, secondo la teoria di Fusaro, dobbiamo ritornare al passato, isolazionismi, e prevarrà sempre lo stato più forte sul più debole. Ho detto finora che non sono per il nazionalismo. Quindi ci sarà il dominio di un singolo sugli altri, e quindi sarà ufficializzato. Questa è la sua ricostruzione ad hoc. Questa è la realtà. Gong, magari nella stessa formazione. Ho detto che non sono per il nazionalismo. Indichiamo nuovamente. Verba 20, così completiamo, continuiamo anzi la discussione. Allora, grazie Pasquino, grazie Romano, grazie Simone, grazie Devo Fusaro. Adesso, dopo la pubblicità, c'è il nostro sottocorona, consueto appuntamento con le previsioni meteo, e poi incontriamo, perché abbiamo molte domande da fargli, Fico del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Grazie.
Buongiorno, ecco la situazione di questa mattina, ancora qualche nuvola non troppo intensa sullo Ionio che sfiora la Sicilia, per il resto ampie zone di sereno o un po' di nuvole non particolarmente intense. Le nuvole, quelle un po' più consistenti, stanno quasi disegnando il limite di quell'alta pressione che ci protegge e che per il momento, perché bisogna dire così, mantengono abbastanza lontane queste nuvole. Le piogge previste 24 ore per 24 ore, nella giornata di oggi, debolissime in Sicilia e ovviamente zero, niente, anche poche nuvole sulle altre regioni. Domani, giornata molto simile, ma addirittura scompaiono anche queste debolissime piogge al sud. Vedete a ovest, e qualche nuvola sì sulle zone alpine, a ovest c'è un grigio, ci sono nuvole, non ancora piogge. La giornata di venerdì vede debolissime piogge sull'Appennino meridionale, sulle Alpi, ma sono veramente piccole cose isolate, un po' di nuvole in arrivo, però a ovest qualche pioggia si affaccia, quindi ci potrebbe essere un cambiamento. Velocemente vi faccio vedere questa carta che è la tendenza delle temperature minime nei prossimi tre giorni complessivamente, in forte aumento sul Nord Africa che si estende alle isole maggiori, il verde, leggeri aumenti fra centro e sud, iniziali diminuzioni per quello che riguarda il nord. Anche nel fine settimana le temperature un pochino cambieranno. Chiudiamo con questa bella visione di un tramonto, ce la manda Vincenzo dalla Sardegna, il posto si chiama, lo leggo che è un po' difficile, Isolinas di Masainas nel Sulcis, quindi Carbonia Iglesias come provincia, e questo acciottolato di nuvole medio-alte che insomma hanno questo triangolo, questo taglio di luce e poi il riflesso sull'acqua, insomma, un bel quadretto. Grazie a Paolo Sottocorona e ovviamente a tutti voi che continuate tutti i giorni a mandare a Paolo Sottocorona queste foto meravigliose. Do il buongiorno a Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Con Roberto Fico vogliamo affrontare ovviamente molti dei temi di attualità. Cominciamo da quello di cui abbiamo parlato anche stamattina, le proteste per il gasdotto TAP in Puglia. Il ministro Galletti ha detto che erano stati analizzati dei siti alternativi, poi alla fine la decisione è caduta su quell'area di Melendugno. Il governatore della Puglia, che è anche candidato, no, alle primarie del Partito Democratico Emiliano, dice no, il governo si è incaponito e vuole farlo lì. Voi con chi state? Ma noi stiamo con tutte le persone che in questo momento stanno protestando, con i cittadini che difendono semplicemente la loro terra. Il punto è sempre questo: dall'alto arrivano delle decisioni che piovono sulla testa dei cittadini, che sono coloro che invece conoscono bene il territorio, coloro che lo vogliono valorizzare, coloro che lo vogliono difendere e costruire un'alternativa. E così arriva questo gasdotto senza chiedere niente a nessuno, un gasdotto che poi probabilmente non servirà niente all'Italia, poco e niente, ma anche arriverà poi in Austria, passerà per l'Italia e l'Italia magari ne soffrirà pochissimo. Però anche perché gas noi naturale anche permetterebbe perché di consumare meno carbone, come lei sa. Sì, meno carbone va benissimo, però noi abbiamo un piano per l'uscita dal carbone, il piano energetico nazionale presentato già dal Movimento 5 Stelle, che prevede l'uscita dal carbone e poi l'uscita dal petrolio e anche poi l'uscita dal gas. Senta, oggi diciamo avviene il divorzio ufficiale della Gran Bretagna dall'Unione sì, Europea, oggi no? A me presenterà la lettera. Per questo. Allora le chiedo, ci dà in maniera molto chiara, insomma, ai nostri telespettatori, qual è la vostra posizione? Cioè no all'Unione Europea, no all'euro oppure che cosa? No, è sì a un'Europa unita, a un'Europa di popoli che si organizzano, che sono sovrani, ma no all'Europa, a un sistema europeo così come è stato fino ad oggi, dove le decisioni vengono prese senza chiedere niente alle popolazioni, dove per esempio firmano i vari governi il trattato di il regolamento di Dublino, che è il regolamento che permette a un paese come l'Italia di essere solo nell'accogliere i tanti migranti che arrivano e questi accordi li hanno firmati i governi nazionali, compreso l'Italia e compreso i governi che si sono succeduti in questi anni. Quindi noi dobbiamo ristabilire le priorità e i valori di che cosa significa Europa e ricostruire da lì. Se l'Europa deve essere austerity, trattati come il MES, il Fondo Salva Stati, i regolamenti di Dublino, allora potremmo dire anche no a questa Europa. Lei mi conferma che voi... Il TAP è uno di questi esempi.
è uno di questi esempi. Mi conferma che se voi andrete, no, dopo le elezioni, potendo avere ovviamente i numeri, al governo del paese, avete intenzione di fare un referendum sull'uscita dall'euro? Certo. Euro sì, euro no? L'Italia deve rivendicare un diritto, il diritto di poter discutere in modo approfondito e aperto della questione della moneta unica, in cui siamo entrati nel sistema monetario europeo senza che nessuno ci dicesse niente. C'erano Prodi, c'erano Ciampi, siamo entrati e il popolo non ha contato nulla. Allora chiediamo agli italiani, dopo 20 anni circa dall'introduzione della moneta unica, che cosa ne pensano. Facciamo una riflessione seria su cosa ci ha portato e facciamo cosa ci ha tolto. Un gioco, uno scenario, si fa questo referendum, ammesso che si possa fare, perché ci sono posizioni diverse. No, si potrà fare in ogni caso, allora, si potrà diciamo fare che anche si con fa un cambio in Costituzione. Allora, si fa il referendum, la maggioranza degli italiani decide di voler uscire dall'eurozona, cioè dalla moneta unica. Dalla moneta diciamo unica così, e non dall'Unione Europea. Il governo Movimento 5 Stelle che fa? Va in Europa e dice noi usciamo dall'euro, che fa? Ma l'Europa in questo momento in cui noi stiamo parlando ha svariati paesi che sono nell'Unione Europea ma non sono nella moneta unica. Ma perché non ci sono quindi mai entrati. Non ci sono mai entrati, però si vive perfettamente anche non essendo in un sistema di moneta unica. In ogni caso il discorso è un discorso da approfondire, è un discorso complesso che non si risolve chiaramente in una battuta televisiva, però dobbiamo riuscire a porre al centro della questione dei temi del paese anche l'euro e anche l'Unione Europea, che va rivista. Allora, salto da argomenti europei ad argomenti italiani, motivo di tante divisioni sono le ultime parole del ministro del lavoro Poletti. No, Poletti ha detto che si creano, in fondo, qual è la sintesi del suo discorso, si creano più opportunità giocando una partita a calcetto che inviando i curriculum alle aziende, no? Io quello che le chiedo è, molti hanno detto è stata una gaffe, non ha semplicemente il ministro del lavoro fotografato una situazione che in Italia è esattamente così, dove conta ancora la raccomandazione e la conoscenza per trovare un lavoro? Allora, è una battuta senza dubbio infelice e oltretutto dipende con chi vai a giocare a calcetto, direi al ministro, perché se vai a giocare magari con qualche parlamentare, con qualche amministratore delegato, allora magari un posto di lavoro dice, lo trovi. Una squadra se di io vado occupati a giocare, se io vado a giocare con i miei amici, stai sicuro che non trovo nessun posto di lavoro. Quindi cioè il presidente della Commissione di Vigilanza della Rai dice oggi non può aiutare nessuno dei suoi amici a trovare un posto di lavoro. La metto così. Assolutamente no, ma oltretutto non lo farei. Ma poi se andassi a giocare a calcetto con i miei amici, diciamo, nel nostro gruppo non avremmo nessun tipo di sbocco occupazionale con passandoci curriculum. No, invece la cosa secondo me importante da dire è che il ministro ha fatto una gaffe terribile, perché prima ha fatto percorsi sul lavoro anche con i voucher che sono stati scellerati e su cui adesso oggi tutto il governo torna. I voucher vanno aboliti perché se ne è abusati e sono diventati un'altra cosa rispetto al reale utilizzo. E quando si fa uno strumento che può essere positivo per certi aspetti e poi viene il mercato del lavoro viene totalmente inondato dai voucher, e così non va bene. Ma non quindi bastava un tagliando, diciamo, molto serio piuttosto che la cancellazione definitiva? No, adesso la cancellazione definitiva è stata fatta e verrà fatta perché bisogna evitare il referendum, che attualmente ancora non è evitato, però stanno facendo questa corsa per quindi dice aveva paura il governo di confrontarsi sul referendum. Il governo aveva una paura terribile di confrontarsi sul referendum perché sarebbe stato un altro bagno di sangue dove si metteva, ma stiamo mettendo in luce tutta la politica fallimentare sul lavoro. Abbiamo una disoccupazione giovanile al sud che arriva al 65%, non è stato risolto nessun problema strutturale, hanno parlato di legislazione sul lavoro anche con i voucher e alla fine con il Jobs Act abbiamo visto che distruzione c'è. La politica di Renzi è già fallita e infatti mi chiedo com'è possibile che si ricandidi una persona che ha già fallito proprio sulla politica, dimostrandolo al governo, e gli italiani l'hanno già bocciato, hanno bocciato la politica di Renzi, di cui Poletti è uno dei responsabili. Senta, proprio perché lei sottolineava questo aspetto, ma perché c'è questa guerra santa tra il Movimento 5 Stelle e il PD di Renzi, diciamola così, sì, così ma perché? Perché c'è questo scontro totale continuo tra voi e Renzi? Non,
Le dico la verità, io non ho nessun non ho alcun interesse nell'avere lo scontro totale col PD o con Renzi. A me interessa parlare di temi e tematiche. Allora lo scontro è sui grandi argomenti e grandi temi che devono interessare al paese, su cui la pensiamo in modo diverso. Per esempio la pensiamo in modo diverso sui vitalizi, che hanno fatto finta di ridurre una parte nell'ufficio di presidenza. Però si ridurrà quella parte. Comunque è una riduzione che è una grande presa per i fondelli, diciamo così, perché la Camera paga 135 milioni di euro di ex, di, agli ex parlamentari e dei vitalizi, e questo taglio è dello 0, qualcosa. È proporzionale, quindi rispetto all'assegno che ricevono. Siamo ridicoli. Oltretutto è un taglio che di 0, che arriverà a 0,14 se non sbaglio, che dopo 3 anni, patti chiari, amici come prima, e ritorna tutto uguale. Minzolini al Senato, lei l'ha visto, l'ha salvato il Partito Democratico, una persona che interdetto dai si è dimesso, ma lei sa come funziona le dimissioni. Il voto dell'aula il voto dell'aula ratificare primo o meno non è previsto dimissioni. Ancora, noi l'abbiamo chiesto, ma non è previsto ancora. Ma al di là del voto dell'aula e le dimissioni di Minzolini che lasciano il tempo che trovano, ma com'è possibile che una persona interdetta dai pubblici uffici e condannata per peculato in via definitiva non venga tolta, cacciata fuori dal Senato della Repubblica? E questo l'ha permesso il PD con l'accordo per Forza Italia, in cui sono scambiati il voto della fiducia su Lotti con Minzolini. Allora è per questo noi non siamo d'accordo col PD e con Renzi, non tanto per partito preso, ma perché sulle questioni fondamentali del Paese abbiamo due modi di ragionare diversi. Senta, veniamo alle questioni un po' interne che riguardano il vostro partito e che sono anche oggetto di questo durissimo scontro col Partito Democratico. Le faccio sentire di ieri la dichiarazione della Cassimatis, che era la candidata del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative a Genova. La Rete l'aveva scelta e poi Grillo ha deciso diversamente. Sentite che cosa annuncia. Ancora chiediamo chiarimenti, che vengano presentati questi documenti che ci accusano di pesanti attività contro il movimento. Io posso parlare per me e non c'è nulla che possa provare di aver fatto attività contro il Movimento 5 Stelle. Li stiamo chiedendo questi documenti da 10 giorni, non sono ancora arrivati. Allora, questa era la dichiarazione, diciamo, più politica. Poi però ha annunciato anche un ricorso al Tribunale Civile per annullare la decisione di Grillo. Le chiedo, ci potrebbe essere, proprio a questo proposito, visto il ricorso, una sospensiva? Non è che il Movimento 5 Stelle rischia di non avere nessun candidato per le elezioni a Genova? No, io spero di no, ma in ogni caso questa è una situazione, non mi sostituisco al Tribunale se l'ex candidata sindaca di Genova ha fatto ricorso, vedremo. Ma il punto è, e questo lo vorrei cercare di spiegarlo bene, tutti i candidati a Genova hanno firmato nel codice etico, prima di candidarsi, che in ogni situazione precedente alla presentazione della lista e quindi al comune, il garante, e vedete fare una ragione perché noi funzioniamo così, il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e può intervenire sull'interdizione e l'uso del simbolo. Beppe Grillo, e così hanno firmato nel codice etico, è intervenuto. Punto. Ma la domanda che le faccio, ma perché se c'era qualche problema con questa candidata non l'avete fatto a monte, piuttosto che far votare la Rete, decidere che era lei la candidata e poi dover far marcia indietro? Questo è quello che si chiedono tutti. Non sono stato a Genova in quel momento, ma evidentemente sono subentrate delle cose dopo le votazioni e Beppe Grillo, che è il garante, ha deciso così. Io voglio dire, quelli che tutti parlano oggi di democrazia, sì. Ma se andiamo a vedere, ma non voglio fare i paragoni perché è una cosa, ma con tutti gli altri partiti, con le file per far votare i cinesi durante le primarie del PD, i problemi che abbiamo avuto, che hanno avuto a Napoli il Partito Democratico con la Valente, con i candidati a loro insaputa, cioè ci sono problemi nel Partito Democratico enormi. Sì. Qui invece è comunque una situazione chiara dove il garante si espone e dice: così non possiamo andare avanti su questa situazione, quindi intervengo. Ecco, ora sì. No, ci sarà un tribunale, cioè, giusto per... Io adesso per esprimere il mio pensiero, io credo che il capo di un partito, poi un partito può essere, il capo può essere, sostenuto, circondato, no, da
una struttura, no? Nei partiti, diciamo, tradizionali si decide in maniera più collettiva o meno. Io sono del parere che il capo di un partito è quello che deve decidere. Lo chiamiamo garante perché si chiama, sì, garante. Però il garante, però perché, è una cosa... Perché la narrazione dell'uno vale uno? Garante, no, comanda Grillo nel no, Movimento garante, 5 Stelle. No, garante è un significato molto diverso da capo. Perché? Perché il garante è una persona terza che non si candida. Nessun capo politico non si candida in Italia. Non ha conflitti di interesse quindi nella decisione di candidature, perché lui dovrebbe essere un candidato premier o qualcosa del genere, come fa Renzi, come fanno gli Alfano, come fanno tutte queste persone qua. È terzo da un certo punto di vista, perché non sarà mai candidato e non avrà mai cariche di governo. Quindi è un garante. Questo è un aspetto di costruzione che è molto diversa. Può fare il capo di un partito anche non candidandosi, come lei sa perfettamente. Sì, però no? Mi dica, se il partito Bersani, poi segretario, quello che decido. Bersani segretario del PD, candidato alla fine premier, Renzi segretario del PD, è diventato presidente del Consiglio con un gioco di palazzo, Berlusconi capo di Forza Italia, candidato varie volte presidente del Consiglio, leader dell'Ulivo Prodi, candidato presidente del Consiglio. Quindi alla fine non è vero, perché in Italia non succede mai che un candidato, che un segretario di partito, un capo di partito non sia anche candidato o candidato addirittura alla presidenza del Consiglio. Quindi noi funzioniamo. Dicevo che si può comandare anche non essendo presidente del Consiglio, è un po' diverso. Esatto. Sì, però volevo far capire la questione che il garante non si candida e quindi è garante e può decidere su alcune situazioni, soprattutto sul simbolo. Calcolando che noi abbiamo in questo momento tantissime liste che si sono candidate per le prossime elezioni comunali, che si stanno candidando e non abbiamo avuto imminenti. Alcun tipo di problema. Senta, le faccio un altro paio di domande. Cosa pensa di quella che è sembrata un'apertura, anzi più che un'apertura, dell'ex segretario del PD Bersani al Movimento 5 Stelle? Oggi c'è una lunga intervista di Bersani che insomma ha spiegato meglio: io non penso a nessuna alleanza col Movimento 5 Stelle, però si fa una domanda, no? Perché sono al 30% nei sondaggi? Perché tanta gente anche a sinistra li vota? Lei come risponde? Come si risponde? No, io rispondo che in questi 4 anni di Parlamento noi abbiamo lavorato al massimo. Il gruppo parlamentare è un gruppo straordinario, unito, e che si è sacrificato notte e giorno, anche weekend, girando tutta l'Italia. Siamo maturati, siamo cresciuti, abbiamo molto più chiaro e presente il processo legislativo, abbiamo presentato le leggi sul reddito di cittadinanza, sul programma energetico nazionale. Abbiamo tagliato. Vi sentite maturi per guidare il paese? Ci sentiamo umili per guidare il paese, fuori da logiche, senza alcuna lobby dietro. Io le faccio un esempio: quando giro l'Italia, ma io sono comunque un presidente di una commissione bicamerale che ha rinunciato alla doppia indennità, 26.000 euro lordi all'anno, che in 5 anni sono 133.000 euro, ho rinunciato alle auto blu, ho rinunciato alle spese di rappresentanza, taglio metà del mio stipendio come tutti i miei colleghi, quindi abbiamo dimostrato che possiamo fare un'altra politica, e la politica è anche un cambio di modello culturale. Se tu cambi la cultura piano piano nel paese, stai cambiando una mentalità e costruisci un altro sistema che è molto più bello, sano e forte di quello che oggi abbiamo. Senta, un'ultima battuta riguardo il suo ruolo di presidente della commissione di vigilanza. Mi pare ad aprile scatti il famoso tetto, no, di 240.000 euro lordi, alle star e anche ai giornalisti della RAI. Nel frattempo però mi pare che il governo abbia chiesto a questa RAI, che ancora riveste il servizio pubblico, di fare prodotti di alta qualità da distribuire anche a livello internazionale. E allora mi chiedo se poi le star, diciamo, sia in campo artistico che in campo giornalistico, dovessero abbandonare la RAI, questo non sarà un bel problema? No, noi dobbiamo separare. Noi oggi, per fortuna, abbiamo già il tetto di 2,40 per tutti i dipendenti assunti alla RAI. Ora si sta parlando se estendere questo tetto anche, sta discutendo, anche alle star. Sì. Quello che dico io è che in questi anni i soldi pubblici sono stati un po' sperperati, per non dire sperperati al massimo, perché ci sono anche manager delle star che sono produttori delle trasmissioni. C'è un conflitto di interessi che per esempio in Inghilterra non sarebbe mai stato possibile avere, e proprio io 3 anni fa ho iniziato questa battaglia per la trasparenza dei compensi delle star, la trasparenza nel modo in cui si contrattualizzano e la lotta al conflitto di interessi. Quando noi riusciamo a risolvere quei problemi là, allora possiamo riparlare anche del tetto ad alta tipologia di contratti. Quindi è ma fino ad allora no. No.
Buongiorno Mirta, eccoti. Buongiorno Andrea, buongiorno. Voglio fare un appello a Fico. Qui. Dato che non stanno venendo da me da un bel po' di tempo. Noi la settimana scorsa. No, è vero, ma dopo di lei nulla. Dato che tutti i giorni parlano tutti di voi, io mi impegno molto a difendervi. Certo. Ma se lo fate da soli, è meglio, siete più bravi di me. Quindi vi aspetto Posso interromperti un attimo? Perché chiedo a Fico pubblicamente, visto che tu facevi questo appello, venite a confrontarvi con tutti nei talk show. Fateci questa promessa, non da soli, venite con gli altri, avete la forza delle vostre idee, perché non venite con gli altri? No, perché diventa faticoso per noi conduttori dover fare noi la vostra parte. No, lo chiedo proprio, visto che è presidente poi di Commissione Vigilanza Rai, è vero che non ci rientra alla 7, però perché non venite tutti? Ma io non ho in generale alcun problema, mi confronto ogni giorno in commissione, in Parlamento, con i politici. Ma oltretutto secondo me il confronto anche con un giornalista che fa delle domande particolari, che non ti lascia passare niente, secondo me è una cosa importante. Vabbè, speriamo che venite, fatevi vedere. Allora, noi abbiamo molti ospiti con noi: Antonio Misiani, Fabrizio Rondolini, Gianmarco Centinaio, Antonello Caporale. Abbiamo collegata da Harvard una ragazza, signora italiana, che fa la ricercatrice in America, col curriculum e senza calcetto, grande colpo di scena. E poi ancora Corradino Mineo, Daniela Santanchè, Paolo Crepè, e poi un finale di trasmissione molto interessante con Massimo Ghini e Walter Veltroni, con un Walter Veltroni molto inedito che parla di suo padre, delle sue passioni giovanili. Vi aspetto. Grazie. Dopo la pubblicità, la regentina con Mirta Merlino. Grazie al presidente della Commissione Vigilanza Rai, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle. Noi ci vediamo ovviamente 9:40 di domani. Grazie.